Affrontando le varie questioni, è una problematica annosa che risale a un po' di anni fa. Ci sono delle situazioni debitorie abbastanza rilevanti, pari a 12 milioni di euro per Tero, altre situazioni debitorie anche delle altre ASP abruzzesi. Come giunta regionale, appena abbiamo visto questa situazione, abbiamo impegnato delle somme, una prima tranche di 3 milioni, di cui 1 milione e 4 all'ASP 1. Adesso abbiamo impegnato un'altra somma di 7 milioni, di cui 3 milioni per Teramo. Questi 3 milioni hanno degli ostacoli burocratici, però i soldi ci sono, li stiamo cercando di snellire affinché si possa elargire al più presto. Mi dispiace appunto di questa situazione che si sta creando, che sta pregiudicando i lavoratori, che stanno prendendo lo stipendio in ritardo di circa 10 giorni, così mi dice il vertice ASL, e alcuni dipendenti hanno delle mensilità arretrate a partire dal 2019 di circa 3 mensilità. Mi stupisce un po' quanto riferito dal consigliere Pepe, che tra l'altro è stato anche assessore regionale, conosceva bene la problematica. Non mi sembra che lui e la sua giunta abbiano fatto qualcosa per questa problematica, considerando che le tariffe non sono state adeguate dal 2002 e che è la problematica principale, perché l'ASP accumula mensilmente dei debiti. Noi ci stiamo lavorando di concerto con la sanità, però è anche vero che ogni maggiore impegno di spesa da parte della sanità deve passare al tavolo di monitoraggio, perché veniamo da un commissariamento. La cosa è certa, io ci sto lavorando e mi sto impegnando per cercare di tutelare i lavoratori, che giustamente devono avere lo stipendio puntualmente.